Abbiamo fatto con altri 6 consiglieri della maggioranza è stato semplicemente rendere pubblico le segnalazioni che ci sono arrivate da diverse famiglie. Non essendo a conoscenza di un piano massiccio di identificazione, abbiamo semplicemente chiesto spiegazioni e ringraziamo il questore Fusiello perché nella giornata in poche ore ci ha convocato, abbiamo avuto un incontro molto proficuo, credo molto, molto utile, perché la sicurezza deve essere un'alleanza, garantita da un'alleanza tra forze dell'ordine, cittadinanza e rappresentanti politici. La politica serve da fare da intermediario e quindi noi vogliamo essere questo, ci siamo messi a disposizione e siamo stati accolti come tali, quindi c'è l'idea di condividere un percorso che non sia fatto solo di identificazione ma che sia fatto anche di condivisione dei dati e strutturazione di una strategia. Quindi l'avete incontrata tra ieri e oggi? Abbiamo incontrata questa mattina, quindi immediatamente c'è stato anche ovviamente grazie al sindaco e al capo di gabinetto Matilde Madrid, siamo andati con la capo di gabinetto e il capogruppo di maggioranza del PD Michele Campagnello e siamo andati tutti a capire che cosa stava succedendo. Che mi ha detto, come mai sta portando avanti questo tipo di azione, segnalazioni? La parola d'ordine è prevenzione, quindi fondamentalmente ci è stato spiegato che la mala movida si sviluppa, si articola con dei flussi di persone, grandi gruppi di giovanissimi che arrivano dalle periferie e dai comuni limitrofi, che prima partono dalle piazze centrali nel pomeriggio e poi pian pianino si spostano verso la zona universitaria. Non essendo facile, essendo anche quasi pericoloso, arrivare a fare un riconoscimento nel pieno della movida, questa operazione viene fatta in precedenza. Quello che abbiamo chiesto noi è di stare molto attenti ad avere una sensibilità, perché ci si sta interfacciando con dei minorenni e con delle famiglie che ovviamente sentono il bambino, il ragazzino che arriva a casa e racconta che cosa è successo e comunque l'identificazione, e quindi noi ci siamo fatti promotori di rendere pubblica, come stiamo facendo ad esempio in questo momento, quello che sta avvenendo.